Cari chitarrnauti, ciao e bentornati sul nostro canale di YouTube e su lezionichitarra.it. Qui è Claudio che parla. Allora, questo è un video assolutamente estemporaneo e non programmato, quindi nasce dal fatto che stavo sistemando la mia pedaliera e stavo preparando dei suoni per un prossimo concerto che ho nei prossimi giorni e ho pensato, beh, queste cose che sto facendo potrebbero essere interessanti per i miei followers e quindi ho deciso di condividere con voi un pochino le scelte dei suoni, la struttura della pedaliera, anche perché spesso mi chiedete video su questo argomento. E tra l'altro questi argomenti torneranno in una maniera un pochino più pensata e più strutturata all'interno del prossimo corso che uscirà, Rock Intermedio. Ok, ora andiamo a vedere, da prima una veloce introduzione su, com'è, strutturata la mia pedaliera in questo momento e poi dopo vi farò sentire alcune delle scelte che ho fatto per il set, per il concerto che ho nei prossimi giorni. Allora, innanzitutto, vi devo spiegare che il cuore della pedaliera è l'audio controller di Musicom Lab, quindi è questa macchina qui fondamentalmente e ha la possibilità di assegnare a ogni singolo switch a piede alcune combinazioni di pedali, ok? Quindi io non aziono o disaziono ogni singolo pedale ogni volta che ho bisogno di un suono, ma i pedali sono tutti accesi contemporaneamente e assegnandoli a ciascuno pedale della Musicom Lab posso avere delle combinazioni, richiamare quindi assieme delle combinazioni. Esempio, voglio accendere di colpo il distorsore e il phaser e spegnere il riverbero, lo posso fare schiacciando un solo pedale, non devo fare il cosiddetto tip tap, cioè con il piede schiacciare 1000 pedali alla volta, ok? Vorrei che questo fosse chiaro. Quindi questa è una macchina fondamentale a cui tutti i pedali sono collegati. Tutti e sono tutti accesi in questo momento, ok? E poi dopo è lei che stabilisce quale far suonare e quale no. Ma c'è di più perché oltre ad essere un controller audio è anche un controller MIDI e quindi lavora soprattutto insieme al Line 6 M5, che è questa macchina qui invece, ok? E quindi controlla via MIDI gli effetti di questo multi-effetto della Line 6. Che cosa significa questo? Significa che io ad ogni singolo pedale del controller audio posso associare quali pedali accendere e per quanto riguarda il Line 6 anche quali effetti all'interno di quel multi-effetto far funzionare. Ad esempio potrei decidere di avere sul mio suono numero 1 acceso un distorsore e un riverbero che arrivi dal Line 6 oppure sul numero 2 avere acceso un overdrive e un delay, ok? E quindi posso avere praticamente infinite possibilità di suono a partire dal multi-effetto che io uso principalmente per quanto riguarda gli ambienti, quindi delay e riverberi, ok? E non tanto per quanto riguarda le distorsioni che ha sicuramente, ma che non sono ancora paragonabili a quelle di alcuni pedali analogici che adesso vedremo, ok? Ecco, i pedali che ho attualmente nella pedaliera, poi li vedremo sicuramente man mano che parliamo. Allora, innanzitutto sentiamo il suono pulito della chitarra, che è questo. Così c'è accesa solo un leggero riverbero. Questo è il suono pulito, abbiamo il pickup al ponte. Ma andiamo quindi a vedere quali sono i suoni che mi servono per il concerto e quali sono le logiche con cui li ho pensati. Innanzitutto, il Musicom ha anche la possibilità di avere dei banchi di suoni, quindi sono gruppi da 4 suoni per volta. Ok, nel primo banco io ho ragionato su dei suoni fondamentalmente crunch che mi servono per suonare rhythm and blues, perché il genere che suono in questa band è blues e rhythm and blues, con i Connection che è il nome della band. Ok, quindi sul banco numero 1 ho scelto di avere il mio set base di suoni crunch. E il pedale base che ho deciso di usare per fare questo è il crunch di Fattoria Mendoza che è questo qui, che ho di recente inserito appunto nella pedaliera, ok? Quindi sul suono numero 1 del primo banco, che il suono numero 1 lo ottengo schiacciando appunto questo pedale qui, ok? Viene attivato appunto il crunch di Fattoria Mendoza e un leggero riverbero con il Line 6 e abbiamo quindi questo suono qui. Fondamentalmente il suono della Stratocaster con il crunch e con l'amplificatore, il mio Princeton Reverb, ok? Niente di più, è un leggero riverbero dato dal Line 6 che potrei anche dare dall'amplificatore, ma ho scelto in questo caso di darlo dal Line 6, ok? Quindi cosa faccio con questo tipo di suono? Pezzi di rhythm and blues normalissimi, quindi anche pezzi con un suono un po' più hendrixiano. Ok,
crunch lavora benissimo in questo senso, no? Quindi sul pedale numero 1 abbiamo messo un suono crunch di base. Sul suono numero 2 ho dato una spinta grazie all'overdriver di Formula B, che è questo pedale qui. Okay? Quindi con questo pedale sostanzialmente spingo i suoni quando ho bisogno di avere più volume. Quindi se questo è il suono del solo crunch di Fattoria Mendoza, quando schiaccio il pedale numero 2 si aggiunge anche l'overdriver di Formula B. Forse ti potrebbe sembrare che non ci sia molta differenza, ma ce n'è. Questo è l'1 e questo è il 2. Non so quanto si avvertirà, ma c'è un chiaro senso di boost del suono. E poi potrei anche spingerlo di più, no? Perché basta che io faccia così, no? Sentiamo di più la differenza. Quindi questo è solo il crunch di Fattoria Mendoza. Questo con il boost. Okay, quindi possiamo spingere anche molto. Sul suono numero 3 del primo banco ho messo invece il Hustle Drive della Muir da solo. Ok, quindi da solo per avere un suono medio distorto e abbastanza neutro. Se ho bisogno di fare dei normali power chords, una parte un po' roccheggiante, ecco che uso questo suono, ok? Quindi sentiamo il col crunch della Fattoria Mendoza. Meno spinto, lo uso per le cose più bluesy, più crunch di base. Quando voglio un suono un pochino più distorto, uso la Steel Drive della Muir da solo, ok? Mentre sul pedale, sul suono numero 4, ho messo una combinazione per fare degli assoli, sempre in ambito di blues e rhythm and blues. Quindi ho combinato la Steel Drive, questa volta, quindi quello della Muir, con l'overdriver della Formula B. Quindi se diciamo il suono base è questo, solo diventa così. Senti che se non avessi questo suono e facessi tutto con il suono numero 1 è decisamente meno spinto, no? E c'è anche un intervento del riverbero decisamente maggiore. Quindi quando io schiaccio questo pedale, no, entrano l'overdrive della Muir, il booster della Formula B, ma anche cambia il riverbero, sempre per il collegamento MIDI che ti ho detto prima, a partire dal Line 6. Ok? Quindi ho anche una spinta in termini di riverbero. Prima il suono è leggermente più asciutto, anche se si sente un po' di riverbero, ma qui il riverbero è decisamente maggiore, ok? Passando al banco numero 2, che ho concepito invece per le parti più funk, ok? Cosa succede? Innanzitutto cambiamo banco, quindi vado a schiacciare questo, up, e qui andiamo nel banco numero 2, no? Quindi ho dei suoni di concezione un po' più pulita. Quindi sul suono numero 1 di questo banco, che sentiamo adesso, ho acceso soltanto l'overdriver della Formula B, giusto per dare un po' di punta, soprattutto sulle alte, e il riverbero, un leggero riverbero dal Line 6. Quindi il problema è questo. Ecco che per i funky è perfetto. Poi posso scegliere se usare il pickup centrale o diciamo la posizione intermedia tra il ponte. Però il suono rimane pulito, ma nel contempo un pochino più presente rispetto a quello che sarebbe il puro suono dell'amplificatore. Quindi è per questo che uso questo booster della Formula B, per dare un po' di vita, perché se lo spegnessimo il suono sarebbe sicuramente bellissimo, perché l'ampli suona molto bene, ma con il booster dà un po' più di attacco su queste parti fancheggianti. Okay, in passato ho usato anche sempre all'interno della pedaliera invece un compressore per dare attacco a queste parti funky, mentre adesso sto usando solo quello, no? Sul pedale numero 2, sul suono numero 2 di questo banco funk, chiamiamolo così, ho voluto un suono un po' più riverberato e alto di volume per suonare alcune parti diverse che ti faccio sentire. Thank you.
questa canzone si chiama Let's Stay Together di Al Green e avevo bisogno di un suono riverberato. Senti che c'è una quantità di riverbero piuttosto grande, forse alto di volume perché ho bisogno di suonare anche piano. Fosse rotonda grazie al pick up al manico, quindi è chiaro che queste combinazioni di suoni sono anche legate poi un po' però al modo di suonare, alla scelta di pick up che facciamo, cioè non è soltanto l'effetto che dà il suono. Ok, quindi qui che cosa abbiamo? Ho messo sempre l'overdriver della Formula B, quindi come booster, e il riverbero. Ok, quindi sostanzialmente è lo stesso suono che uso per il funk, ma se sul funk l'intervento del riverbero è minimo, ecco che in questo caso il suono è più riverberato. Okay. Se poi, come succede nel ritornello di Let's Stay Together, ho bisogno di passare a una parte funk, torno sul numero 1. Ed ecco che mi esclude parte del riverbero. Ok, sul numero 3 ho messo ancora Last Drive della Muir da solo. Questo fondamentalmente per suonare Knock on Wood, questa canzone qui. Che alterna questa parte un po' più roccheggiante del riff, poi ha una parte funk, quindi... Quindi c'è una parte funkeggiante nella strofa e poi ritorna... distorto sempre nel riff, ok? A livello di assolo, che normalmente lascio sempre sulla posizione numero 4, quindi sul bottone numero 4 del controller, ok? Dovrei aver messo un suono di assolo pulito, quindi se ho bisogno di, per esempio, sulla canzone di Al Green che dicevo prima, fare una parte solista. Cosa cambia dal suono riverberato di prima? Cambia che in questo caso ho aggiunto, oltre all'overdriver della Formula B e il riverbero, anche l'equalizzatore sempre della Muir, ok? Questo dà un'ulteriore spinta di volume. Il suono senza l'equalizzatore, suono con l'equalizzatore. Spero che si senta, c'è un boost di volume, potremmo enfatizzarlo ancora di più andando a spingere ancora le bande dell'equalizzatore, spero che si veda quello che sto facendo, ok? E in questo caso avremo una spinta ancora maggiore, quindi suono senza equalizzatore, c'è un guadagno di volume evidente. Quindi ho scelto in questo caso di usare l'equalizzatore perché l'equalizzatore lavora dopo le distorsioni, dopo le saturazioni, alla fine della catena audio, quindi dà soltanto volume senza, diciamo, incidere sulla quantità di gain e non sporca il suono, quindi per tenere il suono pulito. Quindi c'è un boost, un tipico boost sulle medie. Okay? Gli equalizzatori vengono spesso usati anche a monte delle distorsioni, piuttosto che a valle, a seconda del caso, per spingere sulle medie, quindi far uscire il suono, okay? Soprattutto per le parti solistiche. Dopodiché ho creato un terzo banco che ti faccio vedere, che è un banco più rock, chiamiamolo così. E quindi che cosa abbiamo? Sul suono numero 1 di questo banco rock ho per l'ennesima volta Last Drive da solo. Uso questo banco soprattutto per suonare la canzone Unchain My Heart di Joe Cocker. Che accompagno così in maniera un pochino roccheggiante, ok? Dopodiché, per quanto riguarda i ponti, ok? Quelle parti lì della canzone Unchain My Heart, ho scelto sul suono numero 2 di richiamare un tremolo dalla line 6, quindi abbiamo questo. Un suono a mio avviso molto bello, ho usato in passato anche dei tremoli, altri tremoli, per esempio quello della Boss, che è molto molto bello, ma in questo caso senza aggiungere altri pedali, con il solo pedale della Line 6 vado a richiamare questo tremolo. Quindi che cosa abbiamo acceso in questo momento? Schiacciando il suono numero 2, il pedale numero 2 del controller, richiamiamo l'overdriver della Formula B, richiamiamo il crunch di Fattoria Mendoza insieme e richiamiamo il tremolo.
Quindi con un solo push del piede richiamiamo questi tre effetti. Quindi pedale numero 1, solo l'astral drive. Suono numero 2. Insieme di questi tre pedali ed è una cosa fantastica perché sennò con il piede dovrei schiacciare 1000 pedali, no? Per passare da un suono all'altro. Okay? Quindi come vedete la comodità di avere questo controller è veramente tanta. Chiaramente sono macchinari dispendiosi, anche tutto il cablaggio è molto costoso, però per chi lo fa a livello professionale o semi professionale sicuramente è un salto di qualità notevole nella gestione dei suoni. No? Sul segnale numero 3 c'è una new entry perché ho messo invece questo fantastico che io adoro, Huckleberry Fuzz, quello lì, ok, questo qui. Quindi è un fuzz che io utilizzo magari per degli assoli o per rimarcare le parti basse di alcune parti di fiato. Veramente lungo, chiaramente è diverso dal, come hai sentito, dal distorsore che ci dava l'Astral Drive. L'Astral Drive rimaneva più bluseggiante, più composto. Qua siamo proprio di fronte a un fuzz. Senti come implode sulle basse, un po' hendrixiano. Io adoro questo suono, quindi sul suono numero 3 ho messo soltanto l'Huckleberry Fuzz, quello lì. Sul suono numero 4, che uso per fare gli assoli, che cosa succede? Succede che c'è l'Huckleberry Fuzz, no? Quindi lo stesso esatto identico fuzz, ma interviene anche l'equalizzatore della Muir per alzare il suono con lo stesso criterio che abbiamo visto prima, e in più interviene anche il Line 6 a dare un delay. Quindi questa volta, associato a questo suono, io ho associato un delay della Line 6 per un assolo, per un suono assolistico più rock. La coda del riverbero, adesso abbassiamo un pochino magari dall'equalizzatore che l'avevamo spinto e adesso è un pochino troppo, ok? Quindi vedi che diventa anche un po' gilmoriano volendo, no? Io lo uso per fare l'assolo proprio di Unchain My Heart, di questa canzone, e quindi direi che la carrellata che ti volevo far vedere in questo video si conclude qui. Spero che ti sia chiaro quindi la potenzialità di usare questi tipi di apparecchiature. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, fatemi sapere se volete altri video su questi argomenti e in particolare su quali argomenti. Condividete il mio video, anzi voglio vedere chi è il primo che mi scrive qui sotto: ho condiviso Claudio, ho condiviso il tuo video. Datemi una mano a diffondere questi video perché credo che possano essere utili per tanti chitarristi come noi. Vi auguro una buona giornata, una buona chitarra, ci vediamo alla prossima lezione convenzionale qua sul nostro canale di YouTube e sul sito. Ciao! Seguimi su Facebook o su Instagram. Iscriviti al mio canale YouTube. Scopri altre lezioni, i miei corsi completi o registrati all'area didattica per ricevere la newsletter e scaricare tab e altri materiali gratuiti. Ciao!